Oggi abbiamo fatto i gelati di sola frutta senza gelatiera e vi facciamo vedere tutto il procedimento per farli in casa velocemente in modo da mangiare il gelato senza sensi di colpa. Vediamo tutti gli ingredienti per fare 6 gusti diversi. Il gelato all'anguria, il gelato banana e cioccolato, il gelato all'ananas, poi abbiamo il gelato all'albicocca, il gelato ai frutti di bosco e il gelato alla pesca. Il gelato 100% anguria, noi lo facciamo così, come vedete l'unico ingrediente è proprio l'anguria, noi l'abbiamo tagliata a pezzetti, non vi facciamo vedere come tagliamo l'anguria perché lo sapete fare, l'abbiamo messa in questi sacchetti alimentari e l'abbiamo messa nel freezer, come vedete i pezzetti, c'è molto spazio poi all'interno della busta perché dopo 4 ore siamo andati nel freezer per smuovere un po' la frutta, l'anguria, questo per evitare che diventi un unico blocco. In ogni caso quello che vi serve è appunto l'anguria, la tagliate a pezzetti, la mettete in un sacchetto. Si tratta di 500 g di anguria. Questo è uno dei nostri gelati preferiti, è un gelato come vedete senza zuccheri aggiunti, solo frutta, non utilizziamo la gelatiera, è velocissimo e quindi perfetto da mangiare ogni giorno. Quindi tagliate l'anguria 500 g a pezzetti, la mettete in questo sacchetto alimentare, la tenete nel freezer, dopo 4 ore andate a smuovere e poi l'anguria congelata, l'abbiamo tirata fuori dal freezer, è stata una notte in freezer, e la mettiamo in un mixer. Quindi l'unica cosa che vi serve almeno è il mixer, che poi questo è quello del Mintimer, non vi serve la gelatiera. Lo tirerete fuori dal freezer una ventina di minuti prima in modo che riusciamo a frullarlo senza problemi. Poi va frullato subito, altrimenti si comincia a sciogliere, quindi subito frulliamo. Quindi vedete, diamo come dei colpetti, ci aiutiamo con una spatola. Praticamente il gelato è pronto. Vi facciamo vedere la consistenza, vedete, è cremoso, sembra quasi un po' un sorbetto all'anguria, però ha un po' la consistenza che ricorda quella del gelato, essendo un finto gelato. La frutta in freezer vi dura 2 mesi, quindi quando praticamente avete bisogno del gelato all'anguria, la tirate fuori e lo frullate, non c'è bisogno di frullarlo e poi di tenerlo in freezer. In ogni caso, se vi avanza, potete poi metterlo nel freezer senza problemi. Ovviamente diventerà un blocco di ghiaccio all'interno del freezer, non essendo un vero gelato. Dovrete tirarlo fuori un bel po' prima di mangiarlo in modo che si sciolga un pochettino e diventi nuovamente cremoso. Comunque, così avete un dolce al cucchiaio velocissimo, un gelato senza alcun tipo di latte, panna, zuccheri, che possono mangiare veramente tutti, lo potete mangiare anche a fine pasto la sera, non è per niente pesante e poi perfetto per i bambini. L'importante è prendere un'anguria di quelle belle grandi e dolci. Il segreto quindi sta nell'utilizzare frutta congelata. Il secondo gelato che andiamo a preparare è il preferito della nostra bambina. Si tratta di 400 g di pesche, 170 g di yogurt greco e 2 cucchiai di zucchero a velo. In questo caso ci mettiamo lo zucchero e lo yogurt perché a lei piace così, ma effettivamente il sapore è molto meglio. Per quanto riguarda lo zucchero, potete anche non metterlo se vi piace la frutta così, però se siete abituati al gelato tradizionale ne sentirete la mancanza. Quindi diciamo che questa è una ricetta collaudata, è comunque un gelato praticamente 100% frutta, abbiamo un po' di yogurt e sicuramente un po' di zucchero, ma non è tantissimo. Mm.
mettiamo tutto nel mixer, ovviamente la pesca è come nel caso dell'anguria congelata, l'abbiamo tirata fuori dal freezer perché è l'unico modo per avere una consistenza simile a quella del gelato tradizionale. E stesso procedimento di prima, frulliamo. E anche questo, guardate, bellissimo e cremosissimo. Questo quindi è l'unico gelato in cui noi aggiungiamo dei latticini, lo yogurt greco, mentre gli altri sono praticamente solo di frutta. Però abbiamo fatto questa variante perché comunque non ha problemi ad aggiungere latte o yogurt e vuole fare un gelato senza gelatiera. In ogni caso la parte principale, quindi l'ingrediente più importante del gelato, rimane la pesca. Un altro gusto delizioso è quello alle albicocche. Utilizziamo 400 g di albicocche congelate, stesso procedimento dei gelati che vi abbiamo già fatto vedere, e 200 g di ghiaccio. Mettiamo tutto in un mixer e il procedimento è sempre lo stesso, si frulla. Ovviamente vi ricordiamo che questi sono gelati finti, non veri gelati. I veri gelati con la gelatiera ve li abbiamo già fatti vedere e li trovate in descrizione. Quindi se volete fare il gelato proprio come quello della gelateria, non è questo. Questi sono gelati molto pratici per chi vuole un gelato leggero e mangiare il gelato senza sensi di colpa. E vai con il mixer. Vi facciamo vedere la consistenza di come è venuto anche questo gelato all'albicocca. Vedete, cremoso. Un gelato così non lo trovate da nessuna parte, potete farvelo solo in casa. Un'altra cosa che potete fare, perché ormai fa veramente molto caldo, è mettere i barattoli nel freezer e quindi poi servite il gelato nel barattolo ghiacciato, in modo che si mantenga per più tempo e non si sciolga subito. A questi gelati poi potete aggiungere gli aromi che preferite, per esempio vaniglia, cardamomo, cannella se vi piace. Un altro gusto buonissimo ed estivo è quello con ananas ghiacciata, sempre 400 g e 200 g di ghiaccio. Come vedete vi stiamo facendo vedere veramente tantissimi gusti alla frutta, 100% frutta, senza aggiungere zuccheri, latte, panna, neanche latte vegetale, ma veramente solo frutta. A un certo punto apriamo e con la spatola togliamo dai bordi il gelato e lo spingiamo. Vedete, la consistenza è cremosa, si sciolgono in fretta, vanno mangiati subito, altrimenti metteteli 10 minuti in freezer e poi li servite. E lo mettiamo in un barattolo. Noi lo serviamo così nel barattolo, potete poi anche conservarlo se avanza. Farete carico di sali minerali e vitamine con questi gelati 100% frutta senza gelatiera. Ve lo ripetiamo, poi se vi mancano i gelati tradizionali, noi vi abbiamo fatto vedere veramente tantissimi gelati con il metodo tradizionale, andateli a vedere, per esempio il gelato al cioccolato fondente che è buonissimo, ma dovete avere la gelatiera. Quindi questi gelati sono per tutti quelli che sotto alle ricette dei gelati ci hanno richiesto: come faccio senza gelatiera? Senza gelatiera il gelato vero non si fa, si fa il gelato finto come questo. Se adorate i frutti di bosco vi piacerà tantissimo questo gelato. Si tratta di 130 g di fragole, 130 g di mirtilli, 130 g di lamponi e 130 g di more.
Quindi anche questo è un gelato veramente 100% frutta, non c'è altro. Se volete potete aggiungere 2 cucchiai di zucchero, zucchero a velo. Poi ci sono tante alternative allo zucchero che trovate sul nostro sito www.cucinageek.it con tanti consigli su come dolcificare questi gelati 100% frutta senza gelatiera. E anche questo adesso semplicemente lo frulliamo. Come vedete la consistenza è sempre abbastanza cremosa, compatta, per niente liquido, è così che vi verrà il gelato. Noi li facciamo un giorno e li teniamo appunto per 2 mesi, non durano 2 mesi perché finiscono prima, però appena ci viene voglia di gelato, comunque vogliamo dare qualcosa alla bambina come una merenda, uno snack d'estate, sempre gelato di sola frutta. È una volta a settimana gelato tradizionale, che comunque è buonissimo. E anche questo è pronto. A questo punto vi facciamo vedere il gelato che ha dato inizio al trend dei gelati con la frutta congelata, ossia quello che viene chiamato nei paesi anglosassoni Nana Ice Cream da banana. È gelato alla banana. Si fa appunto con le banane congelate e può essere utilizzato come base per altri gelati, quindi aggiungendo altri tipi di frutta congelati oppure per esempio il cioccolato. Ci mettiamo anche la vaniglia. Noi stiamo utilizzando 3 banane congelate, 30 g di cacao e 30 g di cioccolato fondente. Frulliamo prima il cacao e le banane. Anche in questo caso, ovviamente aiutatevi con una spatola, a questo punto ci aggiungiamo il cioccolato fondente, ecco qui, come vedete, e lo rifrulliamo adesso. Vedete, la banana aiuta tantissimo a far venire cremoso il vostro gelato di sola frutta. In questo gelato al cioccolato, tra l'altro, non serve proprio aggiungere lo zucchero. Vedete la consistenza? È proprio come quella del gelato tradizionale. Ormai nei paesi anglosassoni il Nana Ice Cream è così popolare che addirittura lo vendono confezionato, però vedete, farlo in casa con le banane congelate è di una facilità assurda, quindi fateci sapere voi se rifate i nostri gelati di sola frutta, come vi vengono, mandateci le foto. Sapete che su Facebook noi abbiamo un gruppo molto attivo in cui i nostri follower condividono le foto delle nostre ricette rifatte da voi, quindi ci farebbe molto piacere vedere le foto dei gelati di sola frutta senza gelatiera. Per questo gelato è fondamentale che le banane siano mature, in modo che venga bello dolce. Bene, i nostri gelati di sola frutta senza gelatina, vedete, sono pronti. Se vi sono piaciuti fatecelo sapere nei commenti e soprattutto iscrivetevi al canale YouTube. Dovete cliccare sulla campanella in basso a destra se volete vedere altre ricette come questa. Alla prossima ricetta, ciao! Quanti gelati alla frutta! Quale vuoi? Scegli? Tieni. Cioccolato, tieni, ovviamente. Tieni. Ah, cioccolato. Com'è? Com'è? Ho imparato una cosa nuova. Sai usare il cucchiaino. Buono, com'è?